La banda di Moons. Altro livello corto? Sì, vabbè, sì, come fanno a resistere? Ti stanno attaccando. La lingua che intanto Torniamo è andata sul naso. Kevin! Ah, livello di corsa. Allora aspetta. Fammi fare a me. Attenzione, Russell. E tu abbattili, vai. Aia, ah, ok, aspetta. Ho capito. Se vedi le sbarre già ai lati. Allora. Ok, ok. Mi ha un attimo colto di sorpresa, ma ho capito il livello. Se vedi diciamo, questa garata qui vuol dire che tra poco cadi. Se vedi le sbarre ai lati, vuol dire che tra poco c'è la recinzione. Come al solito, più facile usare Kevin che Russell in questa sezione, se solo riuscissi a fare in tempo a saltare. Dio mio, si accorciano sempre più. Però è una cavolata. I livelli a scorrimento così sono facili. Sì, Dio mio. Come fa sto dirigibile a essere ancora intero? Porca troia, guarda quello là in fondo. Quanti ne stanno sparando di colpi, Dio mio. Molto peggio i livelli a scorrimento di Ercole. Questo bene o male è una cavolata. È facile da evitare. Presto, i colpi. Kevin. Corri Kevin, porca troia. Corri! Corri che mi stanno rubando la casa! E cacchio! Ma quante sbarre c'ha sto coso? Oh! A parte quanto è lungo, scusami! Quanti chilometri sono da là in fondo ad ora? Stiamo correndo già da 2 minuti! Cioè, va bene tutto, però... Ah, merda! Siamo arrivati? No! Canile Berta! A me casa! Se ne sta andando! Ah! Bel lavoro, Russell! E lui ovviamente adesso si prende l'aereo. Per 5 secondi, dannazione. Se non fosse stato perché abbiamo sbattuto un paio di volte e siamo caduti all'inizio, era fattibilissima. Per 5 secondi, eh.